Mi dica, che cosa ha pensato quando si è diretto a Silent Hill? Non ho pensato affatto. Non avevo abbastanza calma per poter riflettere sulla situazione che mi stava travolgendo. Conosceva già la città? Sì, ci siamo andati per un po' di tempo. A Mary piaceva molto quel posto. In qualche modo, anche se non aveva un passato legato a Silent Hill, lei ne era legata profondamente dalla sua anima. Poco dopo lei si ammalò di una malattia gravissima. Fu doloroso. Ma esattamente, di che malattia si trattava? Quando i dottori me ne parlarono, non diedi molta attenzione. Ero più concentrato su come poterla curare. In che condizioni si trovava quella città? Era deserta, faceva freddo e poi c'era questa fitta nebbia che sembrava quasi che fosse esplosa una bomba a Silent Hill, per non parlare di quegli orribili mostri. Cosa intende con mostri? Immagini di trovarsi nella nebbia, non si vede nulla oltre i 5-6 metri da dove si trova lei. E a un certo punto vede spuntare delle gambe. Qualcosa che sembra umano, ma non è umano. Potrebbe sembrare una persona normale, ma non è così. E non appena la sagoma avanza un po', poi. Scusi, non ce la faccio. In quella città succedono cose oltre la nostra comprensione. Perché è così strana questa città? Non so realmente come risponderle. Prima era una località turistica in cui si andava lì per visitare il suo splendido lago e l'hotel in cui io e Mary andavamo E sempre. quella specie di piramide rossa cosa sarebbe? Quando ho provato a parlarne con qualcuno sembrava che lo vedessi solo io. È una specie di creatura che mi perseguita. Se ne va in giro con un enorme coltello che sembra quasi una spada e una specie di elmo in testa che sembra quasi una piramide e sembra soltanto molto doloroso da portare. L'ho osservato varie volte e violentava quasi gli altri mostri e prima di farlo si accertava che io fossi Quindi è cattiva, ha cercato di ucciderla. lì. No, non penso. È come se volesse dirmi qualcosa di più profondo. Ha avuto la possibilità di uccidermi tante volte, eppure non l'ha mai fatto. Come ultima domanda vorrei chiederle, come andava il rapporto tra lei e Mary? Noi eravamo sempre insieme. Forse a volte ero un po' scontroso, ma lei aveva molta pazienza con me. L'ho uccisa io. L'ho uccisa io. Lei mi chiedeva di porre fine alle sue sofferenze, anche se non voleva morire. E io l'ho fatto. Ma in realtà la odiavo. La odiavo perché mi ha negato una vita. L'intervista può chiudersi. Spegnete. Adesso capisco il vero motivo per cui sono venuto in questa città. Di che cosa avevo paura? Senza di te, Mary, io non ho niente. Adesso possiamo stare insieme.